Un'altra donna, un'altra fish che mettiamo di cittadini dentro al Senato. Andiamo a vedere il video di Paola Taverna. Ci siamo sentiti tirati in causa dalla presenza, in particolar modo, del ministro dell'Interno, onorevole Alfano, che ha in qualche maniera avvallato con la sua presenza all'interno di quella manifestazione che doveva essere un comizio legittimamente, un comizio elettorale, quelle che sono state le prese di posizioni violente e irriguardose del senatore Berlusconi nei confronti dell'operato dei magistrati italiani. Egli infatti non esita mai a ergersi un censore dell'operato dei nostri giudici, che suddivide in imparziali e faziosi, non in base al rispetto della corretta applicazione delle norme imposte dai nostri codici e dalle nostre leggi, ma bensì in funzione dell'esito a lui favorevole o meno dei procedimenti nei quali è coinvolto. Sono amareggiata, così come credo buona parte di questo gruppo, della citazione, a mio avviso, assolutamente impropria relativa alla vicenda Tortora, un caso giudiziario che non ha nulla in comune con gli attuali procedimenti nei quali il senatore Berlusconi è coinvolto. Da strumentalizzare impropriamente la storia di un uomo che ha sempre manifestato il più profondo rispetto per l'operato dei giudici e delle istituzioni in generale, dimettendosi da parlamentare europeo al fine di difendersi come un qualsiasi cittadino, ma probabilmente questo il senatore Berlusconi lo ha rimosso, non è nient'altro che un'offesa alla sua memoria. Chiedo al ministro Alfano come pensa di conciliare i doveri impostigli dalla sua carica con la sua scelta politica di avallare platealmente con la propria partecipazione posizioni che mettono in discussione l'autonomia e l'indipendenza di membri appartenenti all'ordine della magistratura, sanciti inequivocabilmente dall'articolo 104 della Costituzione. Oppure ci si vuol far credere che non sia questo un conflitto istituzionale? Da per essere leali al proprio paese bisogna in primis accettare le leggi e non sottrarsi in modo elusivo al giudizio della magistratura. E per essere leali al proprio paese bisogna in primis rispettare il principio che la legge è uguale per tutti. Ed eccola dal palazzo alla piazza al senatore Paola Taverna. Era una risposta a uno dei tanti attacchi che quotidianamente avvengono all'interno dell'aula del Senato. In particolare questo attacco ci proveniva dal senatore Paolo Romani, esponente del PDL, che io ho trascritto per non incorrere in errori quelle che sono state le sue parole relative al Movimento 5 Stelle per quelli che erano i fatti accaduti a Brescia. Allora, il senatore sostiene che la nostra partecipazione alla manifestazione con insulti, violenze e intolleranze indegne di una democrazia repubblicana, e sosteneva che cercavamo di attentare al tentativo di razionalizzazione, che possiamo tradurre con inciucio, che stava compiendo la politica con grande responsabilità portata avanti da PD, PD-L e Scelta Civica. Veniva a dire del movimento che non hanno ancora definito un proprio ruolo nelle istituzioni e sono i veri colpevoli di un degrado dialettico che forse nasconde meschinità concettuali e povertà culturali. Questo siamo noi, per gli esponenti dei partiti che ancora pensano di rappresentarci. Allora, se queste parole vengono da coloro che hanno cercato di considerare la cultura della legalità, proponendo di dimezzare la pena per quello che è il concorso esterno ad associazione mafiosa, e che hanno poi ritirato prontamente, forse hanno avuto un rigurgito di dignità, noi almeno speriamo, per noi è un complimento che ci vengano fatti questi appunti. Io voglio far presente che ovviamente a questo discorso non c'era né il ministro Alfano né il senatore Berlusconi. Il senatore Berlusconi, da quando è iniziata la legislatura, l'ho visto in aula solamente due volte. Una volta è stata quando hanno eletto il presidente del Senato Grasso, e l'altra volta è stata quando hanno dato la fiducia a questo governo di larghe intese. Mi sorge il dubbio, ma non voglio essere maliziosa, che quando il senatore è presente in aula i giochi già sono fatti, ma non sono fatti dentro quell'aula, sono fatti altrove, dentro qualche porta, dentro qualche stanza. Ma non ci importa di quello che fanno loro nel Senato, a noi importa quello che fa il Movimento 5 Stelle. E se oggi si è parlato di rinunciare ai finanziamenti dei partiti è perché
lì dentro c'è il Movimento 5 Stelle, se si è parlato di dare i 40 miliardi non alle banche ma alle piccole e medie imprese è perché c'è il Movimento 5 Stelle, se Capezzone si apre, si fa grande bocca nel dire che è passata l'impignorabilità della prima casa, quello era il programma del Movimento 5 Stelle. Allora né destra né sinistra, l'importante è che facciano le cose che noi sappiamo che vanno fatte. Io ci tengo a portare un piccolo aneddoto che mi ha dato una collega e dice che Madre Teresa di Calcutta venne invitata ad un convegno sulla fame del mondo, mise una postilla, avrebbe partecipato solo se coloro che erano presenti a quel convegno avessero rispettato 3 giorni di digiuno, questo perché per poter parlare di fame bisogna avere fame, così come per poter parlare di lavoro bisogna campare con 1200 euro, perché con 1200 euro non si campa, ma almeno si ha la dignità di poter stare in una società. Per parlare di scuola pubblica bisogna mandare i figli in una scuola pubblica dove insieme al cestino gli dai la carta igienica. Per parlare di piccole e medie imprese bisogna capire che oggi si muore per crediti verso la pubblica amministrazione, non per debiti. Questa gente è scollata dalla realtà, loro non vivono assolutamente quello che è il destino dei cittadini. Se per l'onorevole, la senatrice Finocchiaro, in questo momento era importante presentare un disegno di legge che escludesse il Movimento 5 Stelle dalla partecipazione alle prossime elezioni, vuole escludere i cittadini dall'interno di quei palazzi, vuole trasformarci in un partito, ma noi vogliamo che i partiti escano da quei palazzi, non abbiamo bisogno di loro. Io sono breve perché fra poco arriva Beppe, quindi lasciamo il palco anche a colui che è oggi il protagonista e al quale voglio fare i miei auguri, Marcello De Vito, come candidato, e avrà l'onore e l'onere di essere candidato al Comune di Roma. Allora noi siamo romani, noi la politica la viviamo tutti i giorni qua dentro, questa città la politica la respiri, la mangi, in questa città sai che sei in base a chi conosci, sai che hai in base a chi conosci. Beh, oggi abbiamo tutti una grande possibilità, con un voto possiamo finalmente avere i nostri diritti, perché credetemi, di favori non si campa, di favori si muore. E io vi ringrazio, a voi.